Ciao, oggi è la vigilia di Natale e tutti stiamo pensando ai regali. Troppi regali! Ci voleva anche il maglione adeguato. È Natale. Ma ciao, allora, come la va? Siamo arrivati quasi a fine anno, ma oggi è il 24 e quindi buon Natale a tutti per chi lo festeggia. Questo voi non potete saperlo, ma è molto importante per me. Si presenta quasi tutti i giorni. Si chiama Natalino, lo metto qui. E questo è uno dei regali che mi ha portato Natalino. Ma questa è una lunga storia. Bene, oggi vi ho detto che avrei fatto un video sui regali di Natale. Cioè più esattamente su un regalo che mi sono fatto a me, ma che può essere utile anche per voi. Non tutti voi, soprattutto quelli che si divertono a fare i video come me. Bene, qual è il regalo? Semplicemente ho attivato la magnetizzazione. Yeah! No, anzi, c'ho la pistola. Già finiti. Adesso chi è che mette a posto? Soldi! Tanti soldi! No, non proprio tanti. Alcuni. Pochini. Insomma, per fare soldi su YouTube bisogna farsi il culo. Per i più curiosi, adesso vi faccio vedere come si fa. Come ho detto prima, il mio regalo che mi sono fatto per Natale, veramente un po' prima di Natale, è quello di attivare la monetizzazione. Io di queste cose non ci capivo niente. A me non me ne fregava veramente niente. Volevo soltanto fare dei video che vi potessero intrattenere. Però continuava a venire fuori, monetizza. E allora adesso, siccome qualcosa ci ho capito, e adesso ve lo spiego. Quindi, se voi fate video su YouTube, si può guadagnare qualche soldino. Quali sono i requisiti? Ovviamente non è che da zero iniziate a guadagnare, bisogna fare i video. E questo, se ci sono riuscito io, ci potete riuscire anche voi. Io non è che sia proprio un esperto, ho iniziato con dell'attrezzatura tipo cellulari e microfoni che a volte funziona. Che a volte non funzionavano, è un disastro. Però un po' alla volta, guardando i video degli altri YouTuber, ho capito come funzionano le cose. Quindi ragazzi, volete monetizzare su YouTube? È semplice, servono 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione. Sembra un traguardo irraggiungibile, ma non è così. Da qualche parte ho letto che addirittura solo il 10% dei canali aperti su YouTube sono sotto i 1000 iscritti. Il 90% sono sopra. Quindi chiunque ci può riuscire. Adesso qua sistemo un attimo, prendo il computer e vi faccio vedere che cosa sono riuscito a realizzare. Così lo spiego anche a voi, perché la cosa è abbastanza semplice. Non sono soldi veri, questi. Computer. Accendere. Fino qua è semplice. Quando aprite un canale YouTube, avete a disposizione YouTube Studio. Potete vedere tutto l'elenco dei contenuti caricati, l'analisi di come sono andati, quante visualizzazioni hanno fatto. Ma c'è un pulsante molto interessante. Questo, monetizzazione. Adesso vi faccio vedere un canale che non ha ancora attivo la monetizzazione. Questo è un canale che seguo, che ha pochissimi iscritti e poche ore di visualizzazioni. Andando nella sezione monetizzazione, vedete che i requisiti sono 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione nell'ultimo anno. Quindi all'inizio si deve lavorare. Quello che ho capito io, che serve costanza, fare video di almeno 8 minuti e se è possibile pubblicarne uno alla settimana. Questa cosa premia, a me ha premiato. La costanza ovviamente è legata alla vostra creatività. Non dovete fare video fighissimi tutto in una volta. Fatene qualcuno bello, qualcuno meno bello e alternate. Ripeto, come ci sono riuscito io, ci potete riuscire anche voi. Bene, ipotizziamo che siete arrivati a 1000 iscritti e a 4000 ore di visualizzazione. Può capitare che due traguardi arrivino in due tempi diversi, prima le ore o prima gli iscritti, dipende da come va il canale. A un certo punto, come per magia, dopo aver raggiunto i requisiti, vi arriva un'email e vi posso assicurare che è un giorno molto felice, almeno lo è stato per me. Non credevo di raggiungere tali traguardi, a me piaceva solo fare video di cose che mi piacciono. Fatto sta che a questo punto si può attivare la monetizzazione. E come si fa? Semplicemente si seguono questi tre passaggi. Devi ovviamente accettare il loro contratto. Un'altra cosa importante è registrarsi su AdSense. È facile, si fa passo passo. AdSense è il sistema di pagamenti di YouTube. Si può usare per un sacco di altre cose, ma quello che vediamo noi è solo quello legato da YouTube. Quindi a un certo punto abbiniamo l'account AdSense al nostro canale YouTube e poi si deve aspettare. Sì, perché qualcuno, non so se è una persona fisica o un robot o non lo so, controllerà il vostro canale e se lo trova adeguato vi attiverà la monetizzazione. Quindi adesso cosa succede? Quando caricate un video potete decidere se far apparire la pubblicità in cima, in mezzo, in coda al vostro video. Vi faccio vedere come si fa su un video che ho caricato settimana scorsa, quello dei controller. Una volta caricato il video vi trovate in questa pagina qua, si attiva la monetizzazione e selezionate i tipi di annunci. Io onestamente, non sapendo bene ancora come funziona, li attivo tutti. Quindi prima, dopo, durante il mid roll. Siccome non lo so, nel dubbio
Però questo probabilmente fa salire un certo numero che si chiama RPM. Ed eccolo qui, RPM. Questo è l'importo per ogni 1000 visualizzazioni. Questo può variare nel tempo, perché dipende dalla tipologia dei video, dalla nazione, dagli inserzionisti. È particolarmente variabile, dipende veramente dall'argomento. Se parlate di finanza, questo numero è molto più alto. Se parlate di intrattenimento e tecnologia come me, il numero è un po' più basso. Per quanto ne so io, se parlate di abbigliamento, il numero è bassissimo. Quindi dipende da cosa parlate. Il mio adesso è di 1,92 euro per 1000 visualizzazioni. Infatti c'è scritto qua. Importo che guadagni per 1000 visualizzazioni. Quest'altra cifra, quindi il CPM, come lo spiega qua, è l'importo che gli inserzionisti pagano per 1000 visualizzazioni. È importante anche questo, ma ovviamente è più alto, perché è l'importo che loro pagano. L'RPM è quello che ci interessa a noi, è l'importo che ci viene attribuito a 1000 visualizzazioni. A me non mi sembra di aver capito così. Se c'è qualche errore, scrivetelo nei commenti, devo ancora capire bene come funziona. Fatto sta che, per esempio, in questi ultimi 28 giorni, e sto registrando il 22 dicembre, ho delle entrate stimate da 53 euro. Non ci sono trucchi, non ci sono inganni, però adesso vi faccio vedere che cosa mi ha fruttato il periodo quando ho fatto il corso per DJ. Lì eravate in tanti. Tanti hanno visto il corso. Prova ad andare indietro di 90 giorni. Puff! 298 euro. Sì, in effetti, YouTube, in quel periodo lì, mi ha versato dei soldi. Adesso vi spiego questa cosa. Quando vi registrate su AdSense, potrete inserire il vostro IBAN. Quindi da lì in avanti YouTube vi può pagare sul conto. Però non qualsiasi cifra, ragazzi. Anche qui abbiamo delle soglie. La soglia minima è 70 euro. Se non raggiungete 70 euro nel primo mese, l'importo si somma al mese successivo, fino a raggiungere 70 euro. Quando raggiungete 70 euro, tac, vi fanno il bonifico. Adesso vi faccio vedere. Queste sono le entrate mensili stimate. Come vi ho detto prima, nel primo mese ho raccolto solo 20 euro. Un po' perché forse a fine mese avevo attivato la monetizzazione, non mi ricordo. A settembre sono arrivato a 57. E in effetti, a fine ottobre, Google mi accreditava 77 euro. Il mese successivo, ad ottobre, lo stimato era 168. Ed eccolo qua, a fine novembre, 168 euro. Novembre 70-76, ed eccolo qua. Mi sono arrivati proprio oggi. Dicembre non va tanto bene, in effetti i video erano un po' scarsini. Quello del viaggio in auto elettrica non è piaciuto molto. Poi sono stato ammalato, ma quello della console ha risollevato il morale a tutti. Spero che anche questo video possa fare qualcosa del genere. Però ripeto, io a questa cosa non ci stavo proprio pensando. Probabilmente non sono neanche al massimo dell'efficienza, perché non ho attivato tutte le cose che si possono fare qui. Boh, chi lo sa, a me piace fare i video. Bene, questo è il grafico di tutto il periodo di monetizzazione. È iniziato col 2 agosto e questi sono gli ingressi giornalieri. C'ho la media di 2 euro al giorno. Ovviamente per fare grandi numeri ci vogliono milioni di visualizzazioni. E forse neanche quello. Credo che gli youtuber guadagnino di più con gli sponsor più che con le visualizzazioni. Però perché parlare di tutta questa roba qua? Semplicemente perché è Natale. E questo regalo ve lo potete fare anche voi. Perché se ci sono riuscito io, ripeto, ci potete riuscire anche voi. Stavo montando il video e mi sono accorto di una cosa gravissima. Guardate qui. L'82% di quelli che guardano il mio canale non sono iscritti. Non va bene, bisogna iscriversi, è importante. Cliccare sulla campanella, i commentari, eccetera, eccetera. È importante. Bene, ho lanciato un sondaggio, voglio riuscire ad arrivare a 4000 iscritti entro fine anno. Mi aiutate? Bene ragazzi, non mi rimane nient'altro che augurarvi buon Natale. Il prossimo appuntamento sarà il meglio dell'anno. Selezionerò i video che mi sono piaciuti di più, che vi sono piaciuti di più e che hanno destato particolare interesse nel 2022. Di nuovo auguro un anno prosperoso per tutti. Sparo? Ciao a tutti.